supportare con azioni concrete i piani di crescita delle imprese locali e incentivare l'export. Questo è l'impegno di Unicredit per la nostra regione. Il piano è stato presentato ad Ancona. 1 miliardo di euro destinato alle imprese delle Marche ed accompagnare 350 aziende di questo territorio nel percorso di internazionalizzazione. Questi gli obiettivi di Unicredit, che ad Ancona ha presentato la propria proposta per la nostra regione. Un duplice impegno da oggi al 2015: supportare con azioni concrete i piani di crescita delle imprese locali e incentivare l'export, nella convinzione che la ricerca di nuovi mercati possa essere una valida strategia di uscita dalla crisi. Non si tratta di un plafond che, diciamo così, poi in parte spesso non viene utilizzato. Questo è proprio il nostro budget e vogliamo coniugare questo miliardo che fa parte dei 40 che Unicredit mette a disposizione delle aziende e delle imprese, perché per le famiglie sono 35 ed è un'altra motivazione che presenteremo in maniera diversa in un'altra occasione. Questo miliardo viene coniugato quest'oggi in tutta una serie di singole voci che è il nostro budget che ci proponiamo di raggiungere nei prossimi anni. Credo sia uno sforzo molto importante che vogliamo calare anche nel pratico, il tema proprio di avere poche ma incisive azioni pratiche, comprensibili anche delle associazioni di categoria che quest'oggi abbiamo invitato, in modo tale che si sappia quello che Unicredit si propone di fare per l'economia delle Marche nei prossimi periodi. È importante fare rete, fare squadra, fare sistema, come si dice, perché qui conta molto gli enti pubblici, conta che ci certifichino i crediti, in modo tale che noi li si possa anticipare alle piccole e medie aziende che sono loro fornitori, contano le istituzioni. Contano le infrastrutture, contano le banche grandi che si possono occupare a livello internazionale di innovazione, di export e di grandi infrastrutture, contano anche gli istituti locali che si possono più occupare in maniera più precisa e pervasiva, magari delle famiglie e degli imprenditori piccoli. Non se ne esce da soli. Noi nelle Marche siamo bravissimi a esaltare i picchi. Quando l'Italia va forte, noi siamo più forti degli altri. Quando l'Italia va male, noi siamo meno bravi degli altri. Allora ci dobbiamo chiedere cosa fare per attenuare questi picchi, per fare più squadra, per crescere soprattutto nell'export, dove in questo momento stiamo andando meno bene che le altre parti d'Italia. Concretamente, dunque, questo miliardo di euro verrà destinato al rafforzamento patrimoniale delle imprese, al supporto diretto all'innovazione e al finanziamento e all'ottimizzazione del capitale circolante, utilizzando anche lo strumento dei consorzi fidi. Si favorirà inoltre la nascita e lo sviluppo di reti di impresa per accompagnare le imprese di questo territorio oltre i confini nazionali. Non c'è bisogno di arrivare al Brasile o alla Cina, dove pure noi siamo, ma ci sono molti paesi anche qui vicino a noi, come la Polonia, la Russia, la Turchia, la stessa Germania, che crescono in maniera significativa anche come domanda interna. Noi ci proponiamo di accompagnare lì quelle aziende che ben conosciamo sul territorio. Basti pensare che abbiamo in Turchia 10 milioni e 2 di clienti, ne abbiamo 9-6 in Italia, quindi abbiamo più clienti turchi di quanti non sono gli italiani. L'idea nostra è quella di metterli in contatto gli uni con gli altri, perché gli uni che crescono, appunto i turchi, possano comprare sempre quote più significative di prodotti fabbricati qua in Italia. Questo è il nostro concetto. Ora la palla passa alle istituzioni, che devono impegnarsi per utilizzare al meglio queste risorse finanziarie, definendo un ordine di priorità. La priorità è allocare queste risorse laddove creano effetti moltiplicativi. Gli effetti moltiplicativi ci sono laddove si crea nuovo reddito a favore della nostra comunità. Il nuovo reddito a favore della nostra comunità si crea sulle imprese di economia reale. Quindi bisogna che queste risorse siano destinate non a garantire situazioni precedenti, ma a creare nuove attività industriali, soprattutto imprenditoriali in ogni settore, non solo della manifattura, ma anche dell'agricoltura, della cultura, dei servizi, tutto quello che può aiutare la nostra comunità a crescere e a fare occupazione. Poi mi pare che un altro campo importante sia il credito alle esportazioni. In questo momento abbiamo capito che l'economia mondiale cresce e quindi dobbiamo andare sui mercati che sono in fase di sviluppo. Troppe poche imprese vanno sul mercato internazionale, quindi il credito all'esportazione può essere uno strumento utile per intercettare lo sviluppo che in questo momento c'è nel mondo, ma non in Europa e non in Italia.